definito l'operazione una porcata politica perché sono convinto che risponda soltanto degli interessi di parte, non soltanto di carattere economico ma anche di carattere politico, che non sono gli interessi di famiglie e di imprese. Tra l'altro la mia, guardi, non è assolutamente una posizione ideologica o religiosa come qualcuno l'ha definita, perché Cartoceto tra l'altro nel 2016 deliberò per primo in Consiglio Comunale l'avvio della fusione tra ASET Holding e ASET SPA, ma oggi però c'è in ballo la difesa di una multi-utility a totale capitale pubblico, della quale gli utili vengono completamente reinvestiti sul territorio, dai comuni, vale a dire in servizi ed investimenti. È bene invece ricordare, per far capire ai cittadini qual è la rilevanza di questa questione, che nel caso di fusione tra ASET e Marche Multiservizi il 50%, circa 46 e qualche cosa, degli utili finirebbe quindi in mano ad ERA, cioè a Bologna, in mano privata. Tra l'altro la seconda motivazione che qualcuno cerca di addurre, onestamente anche in maniera disgustosa, rispetto alla fusione Marche Multiservizi, ovvero quella di paventare l'eventuale rischio di alcuni posti di lavoro nel caso in cui ASET non accetti di fondersi in questa nuova società, non trova assolutamente riscontro in quelli che sono i dati della società Panese, una società assolutamente in salute, non lo dico io, lo testimoniano tutti gli indicatori economico-finanziari, tra l'altro anche il quadro occupazionale, il trend occupazionale degli ultimi anni. Quindi è bene dire anche rispetto a questo secondo motivo che non c'è assolutamente nessun posto di lavoro a rischio per ciò che riguarda il personale dipendente di ASET. Due dati inoltre interessanti a ulteriore testimonianza della tesi che sostengo. Il 15% in più negli ultimi anni come media ponderata del costo per abitante del servizio di igiene ambientale nei comuni serviti da Marche Multiservizi rispetto a quelli invece serviti da ASET, così come il 50% in più di investimenti per ciascun abitante nel campo del servizio idrico da parte di ASET rispetto a Marche Multiservizi. Credo che siano dei dati molto interessanti che le amministrazioni che saranno responsabili di decidere in un senso o nell'altro devono tenere in considerazione, ripeto, nell'interesse dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Ciò non toglie, così come ho avuto modo più volte di ribadire, che ASET debba ovviamente rimanere nel pieno della propria autonomia, aperta rispetto a eventuali collaborazioni con altre realtà, tra le quali anche Marche Multiservizi, ma ripeto, nella piena autonomia.